Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Parva Favilla, episodio 31, bentrovato, bentrovata. Oggi parliamo di libertà. Oggi parliamo di libertà perché è il 25 aprile, la festa della liberazione, e non ci può essere vera libertà laddove c'è ignoranza. E come si debella l'ignoranza? L'ignoranza si debella studiando. E quanto costa la cultura? Beh, costa sicuramente molto meno dell'ignoranza, perché l'ignoranza ha un costo sociale e personale altissimo. Quindi oggi un regalo per voi, perché su miglioramento.com avete la versione integrale del libro Pensa e arricchisci te stesso, libro del 1937, considerato ovviamente a ragione il capostipite dei libri di crescita personale. Napoleon Hill è un personaggio particolare, sconvolto nella vita da una vicenda personale. Il figlio nacque senza orecchie, senza apparato uditivo, e lui si rifiutò di credere che il figlio non potesse sentire. Ebbene, nel libro è ben spiegata come la sua non volontà di arrendersi ad un handicap trasformò la sua vita, e assieme a tutto ciò che gli successe, stando assieme a persone molto molto ricche di un successo interiore oltre che di denaro. Napoleon Hill scrisse questo libro subito dopo la Grande Depressione in America, e fu il primo che andò a cercare che cosa? Andò a cercare la costante che si poteva trovare in tutti gli uomini di successo. Questa è una cosa che poi hanno replicato tutti gli scrittori di self-help, di motivazione, di crescita personale. Tutti i creatori di modelli per il successo hanno sempre cercato dei leader per poter estrarre dal loro comportamento qualcosa che fosse in qualche modo replicabile. Ovviamente il libro che trovate su miglioramento.com può risultare ad una prima lettura totalmente inadeguato ai tempi moderni, può risultare, come dire, non di facile comprensione, soprattutto strampalato con alcune affermazioni. Però chi saprà andare oltre l'apparenza saprà anche coglierne il significato più profondo e le tante sfumature che possono dare l'input ad un cambiamento epocale nella propria vita. Quindi oggi abbiamo il libro Pensa e arricchisci te stesso, è un audiolibro in realtà che si può ascoltare in meno di 7 ore, ed oggi 25 aprile alle 9:30 faremo la live con il gruppo Mastermind di Parva Favilla. Parva Favilla live dalle 9:30, chi vuole collegarsi ovviamente può farlo tramite il gruppo Telegram, perché daremo il link per entrare in videoconferenza. Non c'è bisogno di scaricare nessun software se sei su un PC. Se invece sei su un cellulare o uno smartphone, puoi scaricare l'applicazione Jitsi Meet e poi ovviamente entrare in videoconferenza con il gruppo Mastermind di Parva Favilla. We
E allora ti ricordo anche l'altro gruppo in cui puoi entrare, l'altro gruppo Telegram, il gruppo di Miracle Morning Italia Fan. È un gruppo attraverso il quale puoi conoscere altre persone che hanno letto il libro Miracle Morning, che fanno tutti i giorni la pratica dei Savers. Ricordiamo, Savers è un acronimo che sta per S, silenzio, meditazione, preghiera. A affermazioni, tutto ciò che in qualche modo ricorda a te stesso chi vuoi essere nella vita, V, visualizzazioni, dove ti vuoi vedere fra 1, 2, 3 mesi, 5 anni, quindi visualizzare il tuo successo per attualizzarlo, e esercizio fisico, quindi non perdere mai occasione per allenare il tuo corpo, R, lettura, ogni giorno passa un po' di tempo per leggere un libro o qualcosa che abbia un valore, e alla fine S, scribing, scrittura, journaling, cioè creare un diario online che parli a te stesso delle tue attività. Ecco, allora se tu sei già una persona che compie la Miracle Morning Routine, mi raccomando, iscriviti al gruppo Telegram Miracle Morning Italia. Se non lo sei, se sei curioso, entra e prova a chiedere a chi già fa questa pratica perché la ritiene fondamentalmente una delle cose più importanti per il cambiamento della vita e per il successo personale. Il tempo è passato, allora oggi non vi lascio con un aforisma, vi lascio con una intera poesia. La poesia è la poesia Se di Rudyard Kipling, e la voglio dedicare a Matteo, che oggi compie 19 anni, e a mio figlio. E allora, per tutti voi che siete in ascolto, parva favilla a tutti, ricordate che la vita è una e va vissuta bene con entusiasmo tutti i giorni. Se riesci a mantenere la calma quando tutti intorno a te la stanno perdendo e te ne attribuiscono la colpa, se sai aver fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te ed essere indulgente verso chi dubita, se sai aspettare e non stancarti dell'attesa e mantenerti retto se la calunnia ti circonda e non odiare se sei odiato, senza tuttavia apparire troppo buono né parlare troppo da saggio. Se sai sognare senza abbandonarti ai sogni, se riesci a pensare senza perderti nei pensieri, se sai affrontare il successo e la sconfitta e trattare questi due impostori nello stesso modo, se riesci a sopportare di sentire la verità che tu hai detto distorta da imbroglioni che ne fanno una trappola per gli ingenui. Se sai guardare le cose per le quali hai dato la vita distrutte e riesci a resistere ed a ricostruirle con strumenti logori. Se sai fare un fascio di tutte le tue fortune e giocarlo in un colpo solo a testa o croce, e sai perdere e ricominciare da capo, senza mai lasciarti sfuggire una parola su quello che hai perso. Se sai costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi muscoli a sorreggerti anche quando sono esausti e così resistere finché non vi sia altro in te oltre che la volontà che dice loro resistete. Se riesci a parlare con i disonesti senza perdere la tua onestà o ad avvicinare i potenti senza perdere il tuo normale atteggiamento. Se né i nemici né gli amici troppo premurosi possono ferirti. Se per te ogni persona conta, ma nessuna troppo, se riesci a riempire l'inesorabile minuto, dando valore ad ogni istante che passa, il mondo è tuo con tutto ciò che hai in esso. E quel che conta di più, tu sarai un uomo, figlio mio. Rudyard Kipling.